delle persone a cui ci si riferisce, quindi ad esempio in questo caso gli insegnanti, e fondamentalmente la terza è quella di scavare e capire come fa un sistema operativo un po' più nel dettaglio, quindi diciamo proprio in maniera molto generica, e poi possiamo andare a vedere, nel caso in cui interessasse, una serie di applicativi rivolti specificamente alla didattica. A me piacerebbe capire, così giusto per capire chi ho davanti, calibrare un po' il tiro, chi è più interessato alla vicenda, diciamo, tecnica, piuttosto che alla vicenda didattica. Mi chiederei ad alzata di mano chi vuole approfondire ad esempio la vicenda tecnica della vicenda, okay. E vicenda didattica, beh, sembra abbastanza metà, no? Così a occhio. No, ma possiamo fare anche qua, magari poi per la didattica chiediamo a Gentil Matteo nella seconda parte qualche consulenza. Allora, cosa si può dire prima di tutte queste distribuzioni? Magari ripeto qualcosa per chi che magari non ha già sentito, se è stato stamattina al talk di Matteo, ma proprio più volte. Allora, prima di tutto si parte dall'aspetto. Vedete che è fatta, o almeno quello è l'intento di progettazione, è fatta tutto con bottoni molto grandi. Questo perché? Perché questa distribuzione è nata con l'idea di supportare le lavagne interattive, e quindi una delle prime esigenze che si sono viste era quella di riuscire a manovrare una scrivania, uno strumento che ha un dispositivo di puntamento, se dico parolacce fermatemi anche subito, abbastanza impreciso, perché purtroppo il dito non è preciso come una penna, non è preciso come un mouse, quindi diciamo che questo è stato uno degli accorgimenti esteriori. Andando invece sull'aspetto un po' più tecnico, diciamo che questa distribuzione, sto un attimo delineando poi i confini della vicenda per capire a chi ci si rivolge, che è, però questo lo capite molto più adoperandolo, che è una distribuzione molto leggera. Questo perché? Perché noi abbiamo quest'idea di poter riutilizzare l'hardware. Diciamo che questa è un'idea in generale che si porta dietro il mondo Linux da sempre, da quando è nato, però a seconda delle specificità e del nascere delle varie distribuzioni ce ne sono alcune più leggere, alcune più pesanti. Nella scuola è molto importante questo, perché diciamo che se riusciamo a recuperare dei computer un po' più vecchiotti e riuscire a posticipare e rinnovare tutto l'hardware, ci sono soldi da spendere in altra maniera nella scuola, che non è male. Via. Quindi come funziona a livello, diciamo, di aspetto? Che sulla sinistra potete vedere che ci sono queste schede. Queste schede io adesso forse non lo vedete, ma le sto manovrando con la tastiera. Sembra una roba banale, però in realtà questo va a risolvere alcuni problemi, in particolare problemi per persone che non possono utilizzare il mouse. Cioè, queste sono tutte delle piccolezze che però poi possono ritornare molto utili. Quindi abbiamo un'interfaccia che assomiglia abbastanza, o prova ad assomigliare, a quella dei dispositivi del telefono, via. A schede, abbiamo varie schede, chiaramente la più interessante è poi quella a prendere, nel senso che il lavoro maggiore di questa distribuzione è stata creare una community, quindi cercare di raggruppare una serie di persone, insegnanti, che avessero voglia di sperimentare l'utilizzo dell'open source e cercare di capire quali strumenti inserire per favorire la didattica. Quanti di voi, curiosità, usano già Linux, quindi già un po'? Quanti Ubuntu? Chissà cos'è un gestore di pacchetti? Perfetto. Allora, dai, si può ancora... facciamo una descrizione breve per chi non lo sa, però giusto per dare dei concetti che sono molto molto utili. Perché abbiamo detto che la teoria è stata, cerchiamo di usare una base molto
molto leggera, però anche, si dice in termini informatico, user friendly, cioè amichevole, perché non è che si può proporre delle distribuzioni da smanettoni per degli insegnanti magari alle prime armi con Linux. Quindi l'idea è stata, usiamo uno strumento, questo qua in particolare si basa sopra un'altra distribuzione che si chiama Ubuntu. Una distribuzione è fondamentalmente un insieme di pacchetti. Pacchetti nel gergo Linux sarebbero i programmi. Infatti non so se vi dice qualcosa, il gestore dei pacchetti. Diciamo che fondamentalmente questo, cioè tutta questa distribuzione si basa su la distribuzione più leggera ma completa della famiglia Ubuntu, che è l'Ubuntu, in cui la L sta per Light, e non è un caso, nel senso che è stata progettata per avere delle risorse tecniche molto molto minimali. Però perché dico completa? Perché se andiamo banalmente nella scheda preferenze, in cui ci sono gli strumenti di sistema, possiamo vedere, che adesso non lo vedo, però dov'è? Eccolo lì, gestisci i pacchetti, in cui ritroviamo il nostro bel Synaptics. Per chi non sapesse, la password è segreta, per chi non sapesse cos'è Synaptics, è appunto il gestore dei pacchetti, nel senso che questo programma, che è abbastanza user friendly, adesso lasciate perdere che non so cosa sto andando a installare, infatti poi non lo installerò, permette in pochi clic di aggiungere dei programmi. Quindi diciamo che questa è una base leggera, però uno volendo potrebbe sopra questa base leggera andare ad aggiungere programmi, perché di fatto i pacchetti è un sinonimo nel mondo open source di programmi. Anche cambiare, customizzare l'ambiente, cambiare l'interfaccia, eccetera, eccetera, e via dicendo di questo. Cose di questo tipo. Adesso usciamo un attimo e vediamo un attimo qual è stato il lavoro. Il lavoro più grosso è stato, prima di tutto, due. Prima di tutto supportare la maggior parte dell'hardware che si trova nelle scuole, quindi fondamentalmente le lavagne interattive. Siamo partiti, se siete passati dallo stand del Linux Arena, con la creazione di lavagne a basso prezzo costruite con il Wiimote. Vediamo qua. Attraverso questo programma è Python Whiteboard, che è stato scritto da un docente spagnolo, Pere Negre, e poi anche io mi sono unito, ho collaborato con lo sviluppo di questo programma, permette fondamentalmente di fare il giochino. Quanti sono passati già dallo stand del Linux Arena? Un po' di persone, ok? Devo farle vedere, ok? Perfetto, adesso non si può, sì. Adesso sì, allora, prima racconto, poi magari proviamo a montare la faccenda. Ci potrebbero essere un po' di problemi tecnici, ma vediamo man mano quali sono. Allora, fondamentalmente il gioco della lavagna interattiva funziona in questo modo: si ha in mano un Wiimote, visto che deve essere tecnico il talk, allora spieghiamo anche come funzionano le cose. Che è, grazie, questo strumento qui, cioè che fondamentalmente è il telecomando della Wii. Il telecomando Wii ha un sacco di accessori all'interno e tanti possono essere utilizzati per la didattica, ma in particolare ci interessa in questo momento che ha dentro una telecamera, un sensore CMOS, fondamentalmente quello che c'è dentro una webcam, che è schermata qua davanti da un vetro scuro. Cosa serve questo vetro scuro? Fondamentalmente serve a filtrare e a lasciar passare solo la luce infrarossa. Quindi come funziona questo giochino? Adesso lo spiego tecnicamente. Praticamente si punta, chiaramente in maniera ferma, in modo di vedere tutto lo schermo, poi capiremo perché qua potrebbe essere un problema. E dopodiché, esatto, magari con un supporto, con un tripiede come questo, e dopodiché si va a fare un'operazione di calibrazione che c'è in tutte le lavagne, cioè fondamentalmente si fa capire al computer come è posizionato questo strumento rispetto allo schermo dove si proietta.
e dopo questa manovra qua si va ad agire con una penna infrarossi. Nel senso, prima con la penna infrarossi si fa la calibrazione, che si toccano una serie di punti noti e dopodiché funziona. Come funziona in pratica questo giochino? Funziona che lui vede solo la luce infrarossi e noi abbiamo una penna infrarossi, capisce dov'è la posizione, sa una serie di punti noti, quindi calcola e sa con precisione dove stiamo andando ad agire con la penna e muove il mouse. Ci abbiamo risimulato avendo un computer, una connessione Bluetooth, perché questo tipo di dati vengono trasferiti attraverso il Bluetooth, e un remote e una penna infrarossa, abbiamo fondamentalmente, con un prezzo abbastanza irrisorio, nel senso che siamo altamente sotto i 100 euro e a prezzi assolutamente non comparabili con le lingue commerciali, abbiamo rifatto una lavagna interattiva. Quindi fondamentalmente possiamo fare qualcosa in più. Abbiamo tutti i nostri strumenti didattici, ma possiamo agire con una penna, quindi possiamo usare l'inchiostro digitale e andare ad appuntare su documenti. Adesso vediamo un attimo se fare funzionare la cosa o magari far vedere altri tipi di applicazioni. Allora, qui il problema del setup è che lo schermo è molto molto largo. Ma dovrebbe venire anche il quadro. Ok, perfetto. Adesso andiamo nel vivo, muoviamo la cosa. Allora, prima di tutto il riquadro, comunque, bisogna farlo abbastanza piccolino, perché se no non ci si va, se no non ci si ha... No, perché se no non ci si arriva banalmente con la mano, quindi fondamentalmente la posizione, cioè la dimensione della superficie dove andiamo a girare deve essere più o meno grossa come le lavagne a inchiostro che si hanno in aula. Quanti di voi sono docenti? Un bel numero. Quanti di voi usano già la LIM nella didattica? Ci vedete la mia foto? Sì, no, ci avviciniamo. Adesso ci sarà il bello della diretta. Comunque ci proviamo, se non dovesse andare qualcosa capiamo qual è il problema, riposizioniamo lo strumento, anche quello di far vedere come funzionano le cose. Tenete conto che alcune operazioni che adesso faremo possono essere complesse, capire come mettere gli strumenti eccetera eccetera, però spesso si fanno una volta, perché se uno poi adatta la sua classe, il suo setup dove va ad agire eccetera eccetera, dopodiché viene tutto salvato anche i dati di calibrazione, quindi se poi non si vengono più toccati gli oggetti rimane a posto per la volta dopo, basta un clic e via. Per farvi capire che funziona realmente vi invito di nuovo dalle 3 allo stand 5, c'è il disastro di interferenze Bluetooth, c'è una luce folle e c'è Mauro con la lavagna che continua a farla provare. Per cui adesso qua proviamo a installarla dal vivo in 5 minuti. Se c'è qualche problema, là già funziona tutto. In condizioni molto peggiori di qua, che siamo al buio, che abbiamo tutto fisso. Matteo, hai una penna? Ah, bello della diretta, dicono il Wiimote è cinese. No, nel senso giusto per raccontare, prendere un po' di tempo. Il problema qual è? Che i Wiimote originali rispetto a quelli, tra virgolette, tarocchi, potrebbero avere dei modi di comunicare leggermente diversi. Infatti adesso vediamo, ma tu non hai un originale, Matteo, ci abbiamo inventato delle rogne così. E quindi sui modelli diciamo non originali della Nintendo, ma man mano stiamo adattando. Allora, come si fa a partire? Siamo nella scheda lavagna e lì c'è la nostra bella icona che ricorda la lavagna interattiva e clicchiamo su Wiimote LIM e incrociamo le dita. Ecco, come potete vedere dice di schiacciare simultaneamente sui
bottoni 1 e 2 che sono davanti al mouse. Questo serve per dire al telecomando di accoppiarsi con il device Bluetooth. Però adesso non si accende perché probabilmente manca la corrente. Infatti un consiglio spassionato. Non so se vedete filare, praticamente iniziano a sbirluccicare delle luci azzurre. Sì, esatto, tanto lo vediamo dopo in questa maniera qua. Una volta finito l'accoppiamento dovrebbe vibrare. Esattamente. Adesso accoppiato, adesso rincrociamo le dita e questa è la famosa interfaccia di calibrazione. Quindi non so se vedete, c'è un punto che pulsa e lui va man mano a riempire i vari punti noti. Quando avrà finito il nostro grande Matteo Ruffo, che abbiamo, scusate la parola, una fortuna allucinante, che poi fortuna, però diciamo che ormai lui è un docente veramente così all'avvantaggio, perché dopo fiere funziona esattamente, e quindi abbiamo esattamente questo giochino. Allora Matteo adesso ha aperto uno degli strumenti che è stato scritto per primo per questa distribuzione. Anzi, a essere molto molto sincero, perché la sincerità è una buona virtù, tutto questo sistema operativo è nato da quel piccolo programmino. Com'è possibile? È possibile che noi, come che siamo partiti? Abbiamo trovato gli strumenti per fare questo gioco. Questo gioco cos'è che consente di fare? Fondamentalmente di muovere il mouse, punto. Ci servivano delle cose, degli strumenti non c'erano, ci serviva un programma di inchiostro digitale, perché non c'era assolutamente nulla quando abbiamo iniziato l'avventura, un po' di tecnico, via. Poi dopodiché abbiamo deciso un attimo di investirci qualcosa in più, è stato fatto questa Artesia. Poi andremo a vedere che nel tempo anche chi ha fatto di meglio, nel senso che ci sono programmi anche molto più interessanti. Artesia quando funziona, scusateci perché noi siamo un po' da questo punto dei debosciati, nel senso che questa è la ISO, cioè l'immagine del sistema operativo su cui ho messo le mani l'ultima volta, tipo 2 ore fa, perché è un po' di tempo che traffichiamo per uscire con la 4 e ce la approfittiamo in giro per fare testi, comunque, cioè nel senso, giusto per capire che se scaricate l'immagine sul sito e fate le cose per bene avrete sicuramente meno problemi che sul computer dello sviluppatore, perché lo sviluppatore non è capace a stare fermo, questo è un po' il discorso. Infatti abbiamo già i primi problemi. Adesso facciamo, ti sto rubando io il fuoco, facciamo che, esattamente, ad esempio, prima che vi ho detto questa roba, quindi quello è uno strumento che fondamentalmente va ad agire su una finestra trasparente e a notare sul desktop. Questo, quando è che l'abbiamo fatto? 4 anni fa. 2 anni fa abbiamo iniziato a seguire lo sviluppo di questo software qui, nel senso che non l'abbiamo sviluppato noi, ma l'abbiamo un attimo seguito, abbiamo un po' interagito con chi lo sviluppa, che si chiama Sancoré. Perché ha già usato la lavagna interattiva? È fondamentalmente la versione del notebook open source. Questo programma è sviluppato grazie ai finanziamenti del Ministero all'istruzione francese e ha un buono staff di programmatori, sta andando molto bene, nel senso che all'inizio aveva molti problemi, adesso nelle ultime versioni è completo, ci sono molti insegnanti che lo usano, molte persone che lo apprezzano, anche persone che fanno formazione per questo programma. La cosa che può essere interessante e bisogna dire di questo programma è che questo programma è multipiattaforma e quindi può essere anche una buona scelta per chi si vuole avvicinare, diciamo, all'open source in maniera molto leggera, nel senso che e soprattutto che, come tutto l'ambaradan che vedete lì, è indipendente dalla marca di lavagna, che non è una cosa molto da fare.
Quindi diciamo che grazie a questa cosa qui potete stare abbastanza sicuri di poter utilizzare questo programma ovunque, di avere i vostri dati e tutte le cose che utilizzare un formato libero comporta. Se ci sono domande, curiosità, chiedete pure, interrompetemi pure, perché io sto andando, come state vedendo, stiamo andando abbastanza a braccio, cercando di coprire le curiosità della faccenda. Sì, vado a commentare, chiaramente lì ritrovate, per chi non conoscesse gli strumenti di lavagna interattiva, sulla destra le varie categorie, l'audio, il video, le animazioni flash, eccetera, eccetera. È un programma che funziona col concetto di pagina e di oggetto, quindi fondamentalmente tutto funziona con l'inserire degli oggetti all'interno della pagina. Che dici? Ah, sì, anche queste cose da dire. Quando usate questi sistemi, quindi attenzione alle pile, perché le pile ci sono sia nel remote ma anche in quella Geggio lì. Matteo, fai vedere che funziona con l'accendino. Scusate, non è tutto per i pagliacci, ma alcune cose a livello visivo spiegano molto di quello che sta succedendo. E io queste cose qua ci tengo sempre, perché chiaramente se io faccio così, questo giochino qua non funziona più. Però così è esagerato, però se ci sono persone in mezzo non funziona. Questo è il trucco che bisogna sapere per non impazzire. Una modalità molto interessante, perché adesso questo è tutto chiaramente molto volante, se uno volesse proprio, diciamo, montare un sistema del genere a scuola, conviene sia montare il proiettore che il remote su una staffa al soffitto, in modo di non avere coni d'ombra, quindi fondamentalmente di non andare a coprire. Cioè il gioco è che la penna, la lucina deve essere sempre vista dall'occhio, se l'occhio non vede la luce siamo fregati, questa è un po' l'idea. Attenzione che chiaramente se si muove la cosa la freccia non è più precisa, quindi bisogna ricalibrare, cosa che pare essere successo. Colpa, sì, colpa che la terra si muove. Scherzando. Ci sono domande, perplessità? Riuscire a rendere più veloce la penna infrarossa. Più veloce? Sì, più veloce. Più fluida. Sì, più fluida. Pietro è la maestra dell'arma del sì, sì, sì. Pietro. Quindi sai già l'arma. C'era il servizio di spionaggio, non volevo. Quindi in realtà questa è una richiesta, sì. Ok, perfetto. Ma curiosità, cioè, quindi già utilizzi questo sì, tipo sì, di strumento? Grazie ai papà generosissimi che abbiamo tra gli avelli, sì. Ci hanno montato tutto il sistema, sia l'hardware sia la pendenza, si sono costruiti in maniera certosina. Sì. Eh sì, per capire, noi a scuola abbiamo mezzo giga di memoria, 512 di RAM, che è un giga e 8 di processore, siamo un po' all'osso ma gira un po' tutto, e la lentezza di cui si lamenta il maestro Alberto, probabilmente chiedo a Pietro se può essere tutta la RAM o... diciamo quello da 2 giga che abbiamo messo meglio così, quello è più veloce. Allora in realtà sì, ne parlavamo in realtà prima a pranzo ed è un'ottima domanda. Diciamo che può essere parecchio migliorato il sistema. Cioè nel caso di riepilogo un attimo la domanda, diceva, ah, magari con hardware all'osso, quindi diciamo al limite dei requisiti hardware. I requisiti hardware sono fondamentalmente requisiti minimi per riuscire a far funzionare un sistema che qua sono abbastanza bassi. Mi sembra di ricordare che si parla di un Pentium 3 con 512 MB di RAM, quindi questo è più o meno a occhio dovrebbe essere requisito mio, e si lamentava che ci poteva essere un po' di scatti nel movimento della penna, e quello è il driver è scritto in Python e ha bisogno di essere interpretato, quindi si può fare cose molto più efficienti. Scusatemi, scuso per chi non capisce, faccio una piccola parentesi tecnica. E poi un altro problema che c'è è che eccetera, eccetera, sarebbe di scartare una serie di punti per avere dei punti più nuovi.
però questa cosa va fatta. Interessante. E funziona così su tante cose, anche su internet. Ad esempio, un problema molto analogo è quello dello streaming video. Cioè, tutte le volte che ho bisogno di prestazioni, si dice real time, cioè fondamentalmente mi interessa il dato più nuovo, non mi interessano tutti i dati. Perché non so se vi immaginate, parliamo di una cosa di tipo 30 frame al secondo, quindi fondamentalmente vi potete immaginare che in un secondo dà 30 posizioni, ma non servono. Cioè, non è uno scherzo, nel senso che per l'ottica che hai il tragitto della penna, potresti anche decidere arbitrariamente di prenderne molte meno e ad avere visivamente lo stesso tratto. Ci sono... volevo fare una domanda. Prego. Io sono un insegnante, ho una classe 2.0, ho una BIM senza videoproiettore, che mi dà la possibilità, per la caratteristica, non per il fatto che di vita che abbiamo scelto, di vedere anche quello che il ragazzino sta svolgendo, questo certo. Sistema lo sì, ma questo è chiaramente c'è complicazione nel gestirlo? No, assolutamente no. Poi seconda domanda, e quindi io come insegnante dalla LIM posso interagire con quello che sta facendo il ragazzino? Il ragazzino è in grado di interagire con me perché riesce a vedere la stessa cosa? E poi seconda domanda, com'è trasferibile questo esempio e quindi questa esperienza che è stata attuata, da quanto ho capito, nella scuola primaria di Bios, se non ho capito male, quanto può essere trasferibile nelle altre realtà scolastiche, tenendo presente che non abbiamo il gruppo di genitori che certo. Ok, sulla prima ti rispondo io, poi sulla seconda magari passo anche la parola. Prima di tutto ci tengo a dire che il discorso di far utilizzare il computer ai ragazzi, pur non essendo docente, però mi sento di dirlo perché comunque vado anche a fare formazione nelle scuole, è un po' idea adesso, dopo un po' di anni che faccio questo lavoro, di un po' come vanno le cose nelle scuole. Molto importante che i ragazzi facciano, cioè la LIM è bella, usare anche la LIM solo come proiettore è bello, scrivere due cose con il pennello anche, un bel giochino, via. Però quando i ragazzi fanno, e tra l'altro Matteo Ruffoni, non so se ha preso il mio input al volo o no, sta facendo vedere un programmino che ha fatto scrivere ai suoi alunni, in cui gli si dice 12 e ti fa un poligono di 12 lati col gattino, quello Scratch. E questi sono esempi banali, però veriti, quello che vuol dire che quando si fanno fare le cose ai ragazzi poi si ricordano, cioè sono esperienze vere. Quindi in realtà bellissimo, bellissimo che i ragazzi abbiano i computer, bellissimo che l'insegnante li debba monitorare, perché è una cosa questa. Allora, la risposta tecnica è se si può, c'è uno strumento, dopo vediamo cosa c'è, non mi ricordo come si chiama, si chiama Epoptes, dovrebbe essere nella scheda rete, dopo la andiamo a scavare dov'è. Funziona esattamente come credo che ti aspetti, cioè fondamentalmente lo si apre, si schiaccia su un bottone, la macchina diventa server, se ci sono parolacce usate la mano, così cioè fondamentalmente il computer aggiunge un servizio, gli alunni scrivono l'indirizzo del computer che diventa il server e dopodiché l'insegnante ha, che è quello lì che adesso c'ha il focus, quello che è sul contatore, sì, però non vedremo le classi, ci chiede l'amministrazione perché sta tirando su un servizio, quindi serve la password, e dopodiché la chiediamo, lì ci dice, vedete quell'indirizzo brutto 127, si chiama indirizzo IP, cioè fondamentalmente è come fosse l'indirizzo di casa, è l'indirizzo che uno deve inserire per entrare nel servizio, quindi fondamentalmente si chiama... Il software libero richiede sempre un piccolo passo di consapevolezza. Funziona tutto, bisogna capire un attimino come funziona una rete in una scuola, ma vi assicuro che è una cretinata, cioè sono dei numeretti, o il computer ha un numeretto e in quella maniera si identificano i computer degli allievi. C'è una schermata come questa con tutti i monitor degli allievi, esattamente come credo in tal che venga usata nella versione Windows o qualcosa del genere, si può richiamare lo schermo dell'allievo che sta usando il computer. Però io
posso interagire. Sì, sì, cioè praticamente quello che succede qui è che ai ragazzini si dice, c'è un altro programmino, di inserire quell'indirizzo e schiacciare il mio, poi qua è la preview di tutti i computer, clicchi con la foto dell'istantanea di cosa sta succedendo su quel computer, clicchi a la schermata di quel computer a tutto schermo e puoi anche interagire sul computer dell'alunno, sì. Credo niente di diverso da quello che facciano gli altri sistemi, quindi diciamo che è un sistema che permette di monitorare, lo scrivono e non è vero per niente, e è avanti così. Allora, questo se uno dovesse fare un acquisto e uso Linux, è una buona panoramica realistica, nel senso di gente che ha veramente preso quell'altro e funziona. Cioè non da catalogo, via. No, questo è un po', quindi si trovano le varie sezioni. Sì. Abbiamo numeri segnali da mettere, che è una cosa essenziale rispetto al software, e il software creato in puro spirito collaborativo, quindi non ci sono restrizioni, è sicuramente distribuibile, modificabile, scaricabile, scaricabile, anzi ritengo che sia una competenza di cittadinanza quella di imparare a condividere, forse per gli scienziati, casiamoci un po', più o meno si pensa a questa cosa qui. E, oltre alle licenze del software c'è, come ho detto stamattina, anche da fare una riflessione sulle licenze della nostra produzione, che dovrebbero essere Creative Commons nel momento in cui creiamo una bella presentazione di qualcosa. Io ricordo per esempio dei progetti didattici fatti da alcuni ragazzini di scuola elementare, li ha fatti Roberto Bondi, uno degli amici della Guidea, in cui classi di scuola elementare hanno partecipato a scrivere la pagina Wikipedia del proprio comune. Tra le varie classi, persino quella di Mirandola, poveri Cristi, che quando hanno finito di scrivere Mirandola è venuta giù per il terremoto, quindi si sono ritrovati a festeggiare la pagina Wikipedia di Mirandola un anno dopo con la chiesa che non c'era più, cose di questo genere. Però insomma comunque è un bel momento di partecipazione dei ragazzini a questo tipo di lavoro, soprattutto pensando che i giovani da un punto di vista di creazione di contenuti, condivisione del sapere, emancipazione dalla necessità, crescendo con questo spirito riescono poi a scambiare facilmente queste cose qui senza e educa anche noi, ad esempio ci sono dei progetti come quello di Wikibooks e Wikimedia dove si possono scrivere dei libri di scuola, uno dei libri nel mondo libero famoso in matematica C3, che è un libro di matematica per il biennio delle superiori con licenza Creative Commons, che vuol dire che voi trovate che il libro è fotocopiabile, condivisibile, modificabile, ritrasmettibile, insomma questo è un progetto importante. Nella scuola in questo momento ci sono altri progetti di collaborazione con i quali ci si rapporta, uno ad esempio abbastanza famoso anche qui nella zona di Friuli a Udine, Book in Progress, che sulla scelta delle licenze non sono così chiari e questa cosa potrebbe, dico che crea immediatamente, ma potrebbe creare qualche problema tra un po', perché nel momento in cui si contribuisce a un libro e gli si cede tutti i diritti di copyright, il meccanismo al momento è tranquillo, ma ovviamente potrebbe portare a una catena un po', come posso dire, non del tutto chiara, ecco, e potrebbe creare degli imbarazzi, per esempio se uso delle immagini che non sono sicure di licenza. Se noi riusciamo a ricreare contenuti con licenze corrette, senza arrabbiarci, senza far troppa fatica, ma introducendole piano piano, ma una volta liberati sono liberati per sempre, cioè se una certa dispensa viene rilasciata a Creative Commons, le immagini dentro sono state curate in modo di essere Creative Commons, il riutilizzo è estremamente favorito. Ecco, tutto qui. Aiuto creato. Mi avvisavano dietro le quinte che era stata fatta una domanda su Kions, sull'esperienza locale. Allora, io non voglio portare via tempo a loro, abbiamo altri 5 minuti. C'è già gente che sta arrivando per il talk su Ubuntu. Adesso siamo alla stazione ogni ora. Per cui il fatto che sia già Roby qui mi inquieta, vuol dire fatele. Allora, l'esperienza di Kions è molto semplice. E
per non rimanere a Chioms, dico questo, vive in Cavi. E io sono di Chioms, stiamo cercando di fare il nostro meglio, sebbene le esperienze siano veramente minime, il mio vicepresidente me lo può confermare. Io sono anche però un associato di PNLUG, tra virgolette, se scrivete a info@PNLUG rispondo io, anche se scrivete alla segreteria, quindi sempre da me venite. Questo significa che PNLUG, pronome Linux User Group della zona, è sempre disponibile a fare queste cose qui. Lo ripeto a chi non c'era stamattina, a forza di diventare noioso forse, e giovedì 16 maggio, per far scendere il livello molto, ci sarò io che tento di fare il 20% di quello che mi ha detto loro oggi, facendovi vedere quello che farà Mauro Valdrani dopo di Avilug di là, davvero in 2 ore ricominceremo a vedere cosa è una lavagna e in maniera molto più veloce la metteremo in piedi, proveremo a usarla e ci proviamo a farla funzionare. Finisco, arrivo maestro Stefano Caro. E questo vuol dire che l'ora, la giornata è di 24 ore per tutti, ma se serve un aggancio, non so lei da che zona venga, Pordenone Villanova? Pordenone, siamo anche molto vicini. Ok, una cappatina a Filare riusciamo a farla, una cappatina poi a Chioms, se si gira tutta quella schiera la via, prendete contatti, esatto, poi mi chiamate, io spengo il telefono, e ci mettiamo in contatto e proviamo a vedere. Se voi però uno o due agganci, bisogna estendere la rete, uno o due agganci della zona, e vale un po' per tutti qua, un genitore appassionato, perché è di Chioms, siamo in 4, 3 Windows totalmente, non ne sapevano niente. Adesso abbiamo l'aula informatica di 30 PC su Linux e tutti e 4 ce ne diamo mani. Questo per dire che non è impossibile. Un aggancio, 2 parole, voi venite a vederla, la provate sul posto, lei viene il 16 maggio, la vediamo ancora magari con un aggancio, io vengo a Pordenone e così estendiamo la rete. Magari non wifi in maniera molto fisica, è una cosa la dico io, papà mi chiede una cosa e via dicendo. Io penso che sia questa la collaborazione. Chiamo Matteo e... Devo dire anche che siamo stati molto fortunati, perché a Chioms è bastato semplicemente dire a qualche papà, te ne intendi di smanettamento tastiere PC? Sì, e sono io. E sono venuti, è bastato così, per cui come dire, una cosa è venuta dopo l'altra. Per cui credo che anche in altre realtà scolastiche sia fattibile. Qualcuno fa per lavoro comunque, perché sennò sembriamo sempre quelli della cantina. Ecco, allora io vorrei concludere, ringraziando della presenza di tutti, concludere adesso perché Roby ha già la forca qua dietro, ok? Chi vuole ancora estendere il discorso, ci possiamo vedere qui fuori, lì dietro, in stand 5, chi vuole provarla fisicamente, c'è Mauro, come PNLUG per autofinanziamento, noi già vendiamo le pennine autocostruite, ok? Come contributo, eccetera, ne possiamo parlare ancora. 30 secondi, un minuto, quanto vediamo? 30 secondi. 45 secondi a Pietro e Matteo, per favore che ci dicano come si vive di software libero. Ah, distretti e battimenti. Dopo il 25 aprile poi. No dai. Abbiamo buttato in banca una giornata in una frase. No dai, a Trento abbiamo sempre attaccato lo sviluppo su progetti didattici, è vero che non è un percorso facile, è un percorso difficile, ce la faremo, collaboriamo, perché secondo me l'unica cosa che noi possiamo insegnare è la collaborazione, questo è il mio appello. E mi attacco all'appello finale che mi raccomando, aiutatemi, aiutiamoci a usare software libero, anche i giovani che sanno fare sviluppo, c'è una marea di lavoro da fare. È difficile persino pagarsi, quindi se ci fossero volontari, purtroppo si vive anche di volontariato. E niente, buona fiera a tutti, passate, siamo qua. Vi chiedo la cortesia, dovreste trovare...